LED anche gli impianti pterigoidei, di cui anche il professor Conte è uno dei luminari. Se noi andiamo per esempio qua, allora Conte, andiamo qua, avete visto che stava qua la settimana scorsa, Baffetto, qualcuno di voi l'avrà Sì, visto su qualche... ho visto tutta la trasmissione. Siamo incontrati qua noi a New York. Proprio è nata un'intesa incredibile perché parliamo delle stesse cose quando parliamo. Sembra di vedere me fra 34 anni. Ecco Dottor Palmas, una domanda. qua. Questi sono gli impianti, aspetta, faccio vedere giusto i pterigoidei, che sono, allora facciamo così, scarichiamo l'immagine, salva. Zoomato troppo. Questo è quello della ruota di scorta cementata. Sì. Quello che diceva si può. Sì, allora si è cementato. Allora, vediamo se me la par... se me lo apre. Ormai mi sono fatto un'istruzione Ah, io. sì, ti fai una Io non computer. perdo, alla mattina alle 9 sono già lì che guardo. Se poi c'è una in corso, sono là, arrivo con la mountain bike, mi metto lì, guardo subito. Mia moglie dice, ma cosa fai? Allora mi ha detto, adesso quando andiamo là tu operi, perché ormai c'hai tutto. Eccoli qua. E dopo spieghi agli altri, no? No, guarda che là fa così, Palmas ha detto che poi è venuto giù quello di Parigi, e la Orla, poi quello là che è andato in America a spiegare. Non me lo zooma. Non me lo zooma perché ho fatto troppo zoom. Andiamo indietro con lo zoom e faccio lo zoom. Ecco qua, risolto. Questo inclinato che vedete dietro. L'ho visto, sindaco. Questo è stato un impianto pterigoideo molto discusso perché è una zona, quella anatomica, dove gli impianti vanno messi in una certa maniera, altrimenti c'è il rischio di avere edema, eccetera. Sta praticamente alla fine dell'arcata. Questo tipo di impianto, per essere posizionato, c'è bisogno di vedere bene l'anatomia. Okay, bisogna aprire, vedere quello dove si sta mettendo, non si fa per esempio con la chirurgia guidata. Bisogna aprire, il paziente più delle volte qua ha fatto anche un attacco 3D, ha fatto esattamente la ricostruttiva prima sul computer di tutte le fette dell'attacco e vediamo esattamente dove decorrono le strutture anatomiche, quelle delicate e quelle che a noi interessano per mettere l'impianto. Quando prima non c'era l'attacco 3D, quindi all'epoca di Conte, era in pochi si avventuravano a fare questo impianto. Invece oggi col computer è possibile anche farci delle guide per poterlo inserire, abbastanza semplice. Più lui ha ideato tutto un sistema perché non c'aveva l'attacco come noi, che invece che inserire l'impianto con la vite è un punteruolo, tuk, 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 tuk. Fai tutti i forellini, tutti un po' più larghi e eviti di andarti a chiappare, che ne so, strutture quando vai con la fresa. Vengono inseriti in maniera diversa. Quindi anche il kit di inserimento di questi impianti è diverso. E lui ha ideato questo, l'impianto pterigoideo. Poi è stato copiato, replicato da tante altre case di impianti dentali. Questa è un'altra opzione a quando abbiamo il seno mascellare che non si può ricostruire. Domanda, quel tipo di impianto che si chiama Pterigoideo. è quello vicino ai dischi mandibolari, Disco mandibolare qua. ancora più indietro, vicino L'impianto viene all'orecchio, messo qua, ma è vicino all'orecchio, va più dietro. vero? Ma Parliamo di 5 centimetri di quelle distanza. placche di cui si parlava prima potrebbero anche essere utilizzate a risolvere la Certo, risoluzione di quei dischi che si sono consumati. Quindi quando due mandibole senti proprio io questa no, tu problematica. dici